Hello guys, Koto here, bentornati in questo nuovo video di Genshin Impact. Oggi andremo a parlare di Chiori. Sappiamo un po' di più su questo nuovo personaggio geo in arrivo mercoledì prossimo su Genshin Impact, quindi direi di non tergiversare oltre. Vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi nel caso non l'abbiate ancora fatto e noi ci rivediamo dopo la sigla. Allora, partiamo subito. Sta a me decidere chi diventare e quale strada intraprendere. Nessuno può dirmi cosa fare. Chiori, la sarta tonante. E ditemi quello che volete, ma... wow. L'art è davvero, davvero allucinante. E non iniziamo a parlare manco dell'animation della Burst, raga. Là, m'avete perso. Comunque, informazioni personali. È Geo, chiaramente, e usa la spada. Chiori è un personaggio in grado di infliggere danno e applicare tattiche offensive diverse in base ai membri del gruppo. Dopo aver utilizzato la sua abilità elementale, Chiori evoca la robobambola Tamoto per infliggere danno da Geo ai nemici e sferra un colpo ascendente. Mentre Tamoto è attiva, se sono presenti o vengono creati costrutti Geo nelle vicinanze, viene evocata una ulteriore Tamoto. Il tripudio elementale di Chiori le permette di infliggere danno da Geo ai nemici circostanti. Inoltre, Chiori sfrutta i suoi talenti per innescare per un breve periodo di tempo uno degli effetti seguenti dopo aver utilizzato il colpo ascendente. Quindi, la sua è. Premere l'abilità elementale fa entrare in campo il personaggio successivo ed evoca Tamoto per sferrare attacchi coordinati per un certo lasso di tempo. Mentre premere l'attacco normale fornisce a Chiori un'infusione di Geo per alcuni istanti. Quindi praticamente, dopo aver utilizzato quella che è la sua elemental skill, quindi l'abilità elementale, abbiamo una scelta da fare: o rimanere in campo con Chiori e fare danno di normal Geo con i suoi autoattacchi, oppure uscire e far entrare il personaggio dopo per fare attacchi coordinati con le bambole. Per il momento mi pare una fusione tra Navia e Albedo, che dopo la E o prendiamo della Geo Infusion come appunto Navia, oppure abbiamo degli attacchi coordinati Geo come Albedo. Ma vediamo subito che cosa intendono. Comunque, i materiali sono questi: i cristalli Geo, ovviamente, i Dendrobium, che sono gli stessi per Sara. Abbiamo gli Spectre, Buona Fortuna, Coppelia. E qua abbiamo quelli Lightning di Raiden, o solo Light, non mi ricordo. Poi ancora gli Spectre e la Grande Balena come Weekly Boss. Allora, partiamo con i suoi attacchi normali. L'animazione è davvero molto bella con le doppie spade. È praticamente come a Leitam: su una mano ha la spada che le diamo noi, nell'altra ha la sua, diciamo, di base, tra virgolette. Comunque, attacchi normali caricati, niente di speciale, niente effetti strani. Direi di partire subito con la Sode Svolazzante, che presumo sia la sua E. Molto bellina come grafica. Molto molto bellina. Asode Svolazzante compie uno scatto in avanti a passo vellutato. Al termine dello scatto, Chiori evoca al suo fianco la robobambola Tamoto e sferra un colpo ascendente con la sua lama, infliggendo danno da Geo ad area ai nemici vicini in base ai suoi attributi di attacco e difesa. Quindi doppio scaling. Mi domando se siano scaling uguali oppure uno è superiore all'altro, ma essendo Geo ho come sentore che sia un difesa maggiore attacco, così. Ma me lo sento, ma è successo prima. La pressione prolungata permette di eseguire una versione alternativa dell'abilità, che presumo sia come Keqing o come Aleitam, che praticamente decidi un po' dove andare, giusto? Esatto, uguale. Bene, Tamoto scaglia fendenti contro i nemici a intervalli regolari, infliggendo danno da Geo ad area in base agli attributi di attacco e difesa di Chiori. Mentre attiva, se sono presenti o vengono creati costrutti di Geo nelle vicinanze, viene evocata una ulteriore Tamoto accanto al personaggio attivo. È possibile evocare in questo modo una unica Tamoto aggiuntiva e la sua durata è calcolata in modo indipendente. Quindi praticamente, se ho capito bene, noi possiamo avere due bambole, esatto, due attive allo stesso momento, se e solo se ci sono altri costrutti Geo nelle vicinanze, come per esempio la E del Traveler o comunque la di Albedo, il pilone di Zongli e così via. L'unica vera domanda qui è se il suo best in slot sarà l'Ask o il Golden Troop. Letteralmente. Comunque, talenti. Hyoku, lame gemelle. Regà, l'animazione è troppo bella. Io innamorato perso.
Wow. Sguainando le lame gemelle, Chiori esegue un taglio con la maestria e la precisione di una sarta esperta, infliggendo danno da geo ad aria in base ai suoi attributi di attacco e difesa. Adesso ci sono due possibilità. O è veramente come Albedo, che la E scala sua difesa e la ultimate scala suo attacco, oppure hanno fatto uno scaling unico. Quindi letteralmente che attacco e difesa della E sono, diciamo, uguali come percentuale di attacco e difesa. Chiaramente non parlo di percentuali tipo moltiplicatori, ma parlo appunto di quando convenga utilizzare o attacco o difesa, a seconda appunto del moltiplicatore più alto. Andiamo su un altro talento, su misura. Entro un breve intervallo di tempo dall'uso del colpo ascendente di Asode Svolazzante, che appunto sarebbe la sua E, ottieni svariati effetti in base all'azione successiva eseguita. Premendo il tasto dell'abilità elementale si attiva l'effetto broccato, premendo quello d'attacco normale invece si attiva l'effetto sartoria. Quindi praticamente attiviamo broccato, ripremendo la E, sartoria facendo un attacco normale. Ma vediamo appunto nel dettaglio broccato e sartoria che cosa combinano. Allora, broccato, passa al personaggio successivo nella tua formazione. Mi chiedo se ci sia tipo un cooldown su questo switch, oppure no, potrebbe essere molto interessante. Conferisce Carpe Diem a tutti i membri del tuo gruppo. Quando il membro attivo del gruppo colpisce un avversario con attacchi normali, caricati o in picchiata, Tamoto, che sarebbe la bambolina, esegue un attacco coordinato nella posizione dell'avversario, che infligge un 100% di danno del colpo ascendente di Asode Svolazzante come danno da geo ad area. Quindi il 100% della E? Questo 8002? Possibile? Mi sa che è un po' troppo. Cioè, non troppo 8000, sappiamo bene come queste build non siano ottimali quando fanno queste presentazioni. Il 100% mi pare veramente tanto. Quindi, vedremo. I danni inflitti in questo modo sono considerati danno d'abilità elementale. Qui ancora di più abbiamo il dubbio tra Ask e Golden Troop. Penso che dipenderà effettivamente da quanto la sua ultimate sia parte importante del suo danno, semplicemente. Quindi vedremo. Assolutamente dobbiamo avere i moltiplicatori tra le mani per capire questa cosa. Carpe Diem dura 8 secondi e permette di scatenare un attacco coordinato di Tamoto ogni 2 secondi per un massimo di 2 volte entro la durata dell'effetto Carpe Diem. Ok, no, allora letteralmente 100% può anche starci in realtà. Quindi letteralmente gli attacchi coordinati sono 2, non di più. 1, 2 e basta. No, ne fa altri. Ah, forse sono 2 per bambola. Sono 2 per bambola, vero? Make sense. Poi sartoria, che sarebbe l'altro effetto della E, che si appunto attiva utilizzando il normal attack. Chiori ottiene un'infusione di geo per 5 secondi. Ma attenzione, perché quando Chiori è in campo, se non si preme né il tasto dell'abilità elementale né quello dell'attacco normale per un breve lasso di tempo dopo aver sferrato il colpo ascendente di Asode Svolazzante, si attiva automaticamente l'effetto sartoria. Quindi prenderemo in automatico questa infusione geo per 5 secondi. Quindi praticamente possiamo scegliere cosa fare. Se giocarla come sub DPS off-field oppure giocarla anche come main DPS normal. Il fatto è che 5 secondi sono veramente pochi e penso che dipenda molto dal cooldown di questa skill su quanto possa funzionare. Se il cooldown è relativamente breve e ci permette di fare una rotation completa con questi 5 secondi di Geo Infusion, allora Chiori può essere veramente, veramente molto interessante, perché puoi utilizzarla veramente in tutti i modi possibili, assolutamente sì. Se no, invece, se il cooldown della E è molto lungo, penso che ci sia veramente troppo downtime per quanto riguarda il DPS generico di Chiori. Il fatto è che presumo che se facciamo i normal infusi, penso che lo scaling sia attacco e basta. Quindi sono effettivamente anche due build molto diverse. Poi in realtà non so, non dicono niente, potrebbe tranquillamente essere che sotto l'effetto sartoria prenda un bonus della difesa sul danno dei basic. Non ho idea, però potrebbe tranquillamente essere. Allora, questo personaggio sembra veramente molto 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 interessante. Sicuramente le animazioni sono la cosa che mi ha catturato di più di questo personaggio. Il fatto è che la E, con queste cosine che attaccano, mi sembra molto un Albedo che dura di meno, ma che effettivamente forse può fare più danno, lo scopriremo.
E c'è anche molta più versatilità, perché è un personaggio che tecnicamente, da quello che si è capito, può fare più cose insieme. Chiaramente con build diverse, ma se un giorno volete giocare magari Chiori on field DPS potete farlo, se magari il giorno poi volete giocare Chiori sub DPS off field si può fare anche quello. Quello che sappiamo è che ha bisogno di un altro geo, appunto, per mettere costrutti sul terreno per avere più bambole, quindi presumo che ci sarà almeno il bisogno della resonance geo per appunto farla workare per bene. Buttiamogli uno zongli, mettiamo il pilone e si gode col suo scudo che dà anche shred. Io chiaramente vi ricordo che mercoledì, quando uscirà questo personaggio, diciamo per intero in modo ufficiale, troverete la mia guida completa sul canale, quindi nel caso volete saperne più su Chiori vi consiglio di rimanere sintonizzati. Ma direi che per ora è tutto. Scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate voi di Chiori, se la pullerete, se non la pullerete, se aspettate magari quello che è un eventuale drip marketing lunedì per magari sapere un eventuale Arlecchino, se uscirà nella 4.6. Io spero di sì. Ma ragazzuoli, per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Io vi ricordo, grosso like al video e iscrivetevi nel caso non l'avete ancora fatto, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto! Ah.